Il Concilio Vaticano II è diventato come una cosa mitica, che tutti considerano come se fosse stata una rivoluzione della Chiesa che ha messo tutto. No, scoprire che cosa è stato il Concilio. E l'abbiamo appena detto, lo voleva il Papa Giovanni XXIII III, rimettere a contatto le energie vitale del Vangelo, della buona novella dell'amore di Dio, nelle vene del mondo moderno. Ripreso dal suo successore Paolo VI, e come si dire, lui ha detto lui stesso, è come è stata una esplosione. E lui aveva questo modo, Paolo VI, di fare quesiti. E diceva, ma i storici diranno in questo momento della vita, ma cosa faceva la Chiesa? Cosa faceva la Chiesa in concilio? E lui rime, la Chiesa amava. La Chiesa amava, la Chiesa pregava per il mondo e dice, voi avete il culto dell'uomo, ma noi più che voi ancora abbiamo il culto del mondo, perché tutta la religione di Cristo è fatta per l'uomo. Che cos'è l'incarnazione? È Dio che si fa uomo. Che cos'è la redenzione? È Dio che redime l'uomo. Che cos'è la Chiesa? È la famiglia degli uomini radunati nell'amore di Dio.